I lavori ottocenteschi hanno liberato la piazza ed offerto un bel colpo d'occhio su San Zeno. La facciata attuale risale al XII-XIII secolo, quando la navata venne rialzata e venne aggiunto il rosone. La struttura a doppio spiovente ci prepara già all'interno, struttura basilicale a tre navate, e affiancata a destra da uno snello campanile del XII secolo. A sinistra da una torre quadrata, ora in restauro, che faceva parte del monastero. Nel timpano, negli spazi tra le lesene, era raffigurato il giudizio finale. È andato perduto. Il rosone degli inizi del XII secolo è opera di Briolotto. È un rosone, ma anche la ruota della fortuna, come del resto indica un'iscrizione. Ed i momenti fortunati e sfortunati sono indicati con delle statuine. Il portico proviene da una precedente costruzione, è stato smontato e rimontato qui. Una serie ininterrotta di bifore e rosone garantiscono luce all'interno, e guardando i fianchi si coglie la novità, la bicromia, l'alternarsi dei colori bianco e rosso. Contrafforti e sottili lesene percorrono la facciata, archetti ciechi la ornano. A destra un piccolo rilievo del XII secolo ritrae Cristo tra un santo e un abate che offre il modellino della chiesa. L'aspetto più importante, il portico e il portale, opere entrambi del maestro Nicolaus. Due leoni ai lati del portale sorreggono le colonne del portico, sono i guardiani del tempio. Due telamoni, uno a gambe incrociate, sorreggono l'arco. In corrispondenza nell'estradosso ci sono San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Al vertice la mano di Dio benedicente e l'Agnus Dei. Alla base i lavori dei mesi. Sacro e profano si sfiorano nella lunetta. Al centro c'è San Zeno Vescovo che sconfigge il diavolo. Sotto le arcate i suoi miracoli. Alla sua destra la fanteria, dal lato opposto la cavalleria. Indicano una data ed un avvenimento, 1136, e la nascita del comune di Verona sotto i buoni auspici di San Zeno. Non finisce qui, due lastre di marmo scolpito affiancano l'ingresso, in basso piccoli animali. Seguono due duelli tra due cavalieri e tra due fanti. Iniziano poi gli episodi della vita di Cristo che vanno dall'Annunciazione alla Crocifissione, con una netta preponderanza per l'infanzia. L'autore Guglielmo, discepolo forse di Nicolò, che scolpisce l'altro pannello. I rilievi sono piuttosto schiacciati, dove l'autore dà il meglio di sé, e nel bacio di Giuda e nella cattura di Cristo, dove sa gestire la folla dei personaggi ed il pathos. Possibile che i due registri inferiori non siano opera di Guglielmo e Niccolò, che intervengono in quelli superiori. Anche qui in basso piccoli animali, in alto la caccia di Teodorico che lo porterà all'inferno. Ora interviene Niccolò, allievo di Guglielmo, che in sei grandi riquadri scolpisce la Genesi. A cominciare dalla creazione degli animali, a terminare con la cacciata dal paradiso, con la vita terrena di Adamo ed Eva. Ogni riquadro è accompagnato da un'iscrizione che descrive la scena. E quasi in tutti i riquadri compare la figura del creatore. Prima di entrare diamo un'occhiata alla pianta. La pianta è a croce latina, suddivisa in tre navate ed è priva di transetto. Termina con una profonda abside. Entriamo dal fianco nord e siamo nella navata centrale. Il soffitto in legno a carena di nave rovesciata risale alla ristrutturazione gotica del XIV secolo. L'alzato a due soli livelli, strette monofore, si aprono nel claristorio. Siamo nella zona destinata ai fedeli. Sopraelevato si apre il presbiterio, a cui si cede dalle scale delle navate laterali. Il presbiterio è chiuso da una balaustra su cui trovano posto statue. Cristo è al centro, riaffiancato da tre apostoli per lato. Lo spaccato è completo, visibile anche la cripta. Due archi traversi sono nel sottostante spazio riservato ai fedeli. Pilastri cruciformi si alternano a colonne monolitiche, prevalentemente di recupero, come i capitelli corinzi.
Dai capitelli del pilastro parte poi una doppia colonna che si passa il testimone fino ad arrivare al soffitto. C'è un bel dislivello tra il piano di calpestio della piazza e quello della chiesa. Al di sopra del portale un affresco con Madonna in trono con Bambino tra santi. Ritorna la bicromia dall'esterno nel presbiterio. L'alternanza è tra tufo e laterizio. È gotica l'abside cui ora siamo di fronte. Nell'arco trionfale è presente un affresco che raffigura l'Annunciazione. Nelle vele un cielo stellato. Al centro la Crocifissione. Sull'altare maggiore un trittico di Andrea Mantegna, che al centro ha la Madonna col Bambino. L'altare maggiore è costituito da un sarcofago del XII secolo. Un capitello e delle statue sono inserite nel pulpito in legno. È probabile che tutta la chiesa fosse affrescata, non tutto si è conservato, ma molto sì. Da notare i graffiti, lasciati dagli stessi monaci ed anche datati e firmati. Gli affreschi coprono l'arco del XIV secolo e vengono attribuiti al primo e al secondo maestro di San Zeno, dove maestro va inteso in senso lato, non una sola persona, ma un gruppo di pittori che si rifacevano alle stesse impostazioni. Il primo maestro opera all'inizio del secolo e risente dell'influsso giottesco che proveniva da Padova, dove Giotto aveva lavorato alla Cappella degli Scrovegni ed al Santo, meglio alla Basilica di Sant'Antonio. Il secondo maestro interviene nella seconda metà del XIV secolo ed ha come punto di riferimento la pittura lombarda. Mi sono spostata dalla navata sud a quella nord e su questa parete che opera soprattutto il secondo maestro. La stranezza è che la gran parte degli autori sono rimasti sconosciuti, non hanno né firmato né datato le loro opere. È noto invece l'autore di questa crocifissione, Altichiero da Zevio. Attivo tra Verona e Padova tra il 1369 e il 1384 ed ecco una visione d'insieme degli affreschi della navata laterale sinistra. Una curiosa statua, San Zeno che ride. Diamo un'ultima occhiata agli affreschi del presbiterio, ora scenderemo nella cripta. Un largo scalone ci porta giù. La cripta ha le stesse dimensioni del presbiterio sovrastante, ma è composta da due navate separate da 42 colonne. La sala, che a volte a crociera, è veramente suggestiva per la selva di colonne, ognuno con un capitello diverso dall'altro. Eccoli. L'abside è chiusa da una cancellata quattrocentesca. In fondo all'abside c'è il sarcofago di San Zeno. Anche qui ci sono affreschi, questo è del 200. Torniamo su. Ci aspettano le porte di bronzo che per preservarle sono state collocate rivolte all'interno. Purtroppo lo spazio è troppo stretto. Sono lamine di bronzo lavorate ed applicate sul legno. Non solo lo spazio è stretto, ci sono anche molti visitatori. Così mi aiuto come posso. Ogni battente è decorato da 24 formelle. Sono rettangolari ed inserite in cornici traforate. In prevalenza raccontano episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quattro formelle sono dedicate a San Zeno. Formelle più piccole a temi vari sono ai lati. Eccone qualcuna vista da vicino. Sono rimasti ignoti gli autori. Vengono datate tra gli inizi del XII secolo e gli inizi del XIII. La casantiera è l'ultima cosa che vediamo prima di andare via. Siamo ora nel chiostro. Era stato un'importante abbazia benedettina San Zeno, ma del monastero rimane soltanto il chiostro ed in parte la torre quadrata. San Zeno era stato martirizzato nel 380 ed il suo corpo accolto in un sacello fuori le mura.
erano stati i re franchi, Pipino soprattutto, che nell'806 fa trasdare la sua salma in una chiesa. Tra ampliamenti e ricostruzioni sono seguite anche altre fabbriche che non sono pervenute fino a noi. Ci hanno pensato unni e terremoti. La chiesa romanica è terminata nel 1138 ed è quella che con le modifiche vediamo oggi.